Buongiorno. Allora, stiamo uscendo dall'IKEA e Fabri, cos'è che abbiamo preso? Niente. Caffè. Mi ha fatto solo brioche la colazione. E succo di frutta. Colazione dall'IKEA, all'IKEA. E abbiamo fatto un giro, abbiamo guardato un po' di cose. Niente, ora torniamo. Ma una buona giornata. Allora, appena parcheggiato la macchina al parcheggio, nell'altro parcheggio, perché il primo era molto completo, questo ora è ovvio. Ho preso la macchina, ma non la volevo prendere solo per un motivo, perché nella mia via stanno facendo i lavori con la ruspa, stanno asfaltando un pezzo di strada, hanno fatto dei lavori e l'unica macchina sul lato giovedì era la mia. Ma siccome sto andando ora a fare la visita medica al lavoro e non so a che ora tornerò, non vorrei poi trovarmi la multa perché la macchina andava spostata. Siccome non ci sono indicazioni, secondo me poteva anche rimanere, ma era l'unica, allora ho preferito spostarla, e quindi per spostarla l'ho presa e l'ho messa qua al parcheggio, così sono più comoda al ritorno che prendo la macchina. Allora, la giornata sembra bella, c'è un tiepido sole, è nuvolo, ma c'è questo sole che forse dopo aumenterà, non si sa. Comunque io ho messo una felpa, un cappuccio molto easy, un jeans e il mio cappottino. Adesso andiamo alla visita, ce l'ho alle 10:30 al mio lavoro e poi dopo ci vediamo. Tanto vi auguro una buona giornata e un buon mercoledì. Ciao! Buonasera! Allora, sono qui in auto, mi vedete sempre in auto in questi giorni perché registro dall'auto e sono sempre fuori a fare commissioni. Comunque sono all'Esselunga. Ho appena accompagnato Lorenzo al calcio, oggi è mercoledì, c'è un traffico della Madonna, però dovevo venire per forza all'Esselunga perché io, come sapete, il pane per fare i panini Lorenzo lo compro sempre e solo qua, ed è lo sfilatino morbido, che lo trovo morbido e poi io lo congelo e lo tolgo via il giorno prima. Ho provato tutti gli altri panini e sono pessimi per fare il panino, e quindi per forza di cosa dovevo venire qua. Comunque mi sa che prenderò anche la Philadelphia o un formaggio spalmabile, va bene uguale, e poi del cotto e della mortadella per fare i panini. Devo fare il panino per domani, che è giovedì, e basta, e poi per venerdì, perché poi si alza da me, e sì, e anche per venerdì, mi sa, no, solo per giovedì. Sto perdendo il segno, mi conto, perché poi io venerdì rientro al lavoro. E adesso vado, prendo queste tre cose e mi servirebbero anche i biscotti e un'altra cosa, però mi sa che qua prendo le cose e poi vado all'Eurospin dall'altra parte. E vi saluto, un bacio, a dopo. Allora, eccomi qua, ho fatto veloce perché c'era anche poca gente, ma io sapevo già che cosa prendere. Alla fine ho preso questi biscotti qua perché ce n'erano altri che erano dei prezzi assurdi, quei biscotti. Vabbè, comunque ho preso questi qui che è un prezzo conveniente, li ho anche già provati, sono buoni, sono questi qua, questi dell'Esselunga, i petit. E niente. I sfilatini morbidi non c'erano già confezionati, quindi sono andata al banco, li ho presi perché tanto al banco ci sono sempre. Non mi vedete perché è buio, sono in macchina, adesso vado a casa e ci vediamo dopo. Ciao. Buongiorno e buon giovedì. Allora, giovedì è un sole spettacolo,
E qua nella via vi avevo detto che stavano facendo i lavori, li hanno finiti, meno male perché c'è tanta polvere e quindi pomeriggio con la palettina toglierò via tutta la polvere che c'è e si è formata sul davanzale. Ieri volevo fare le madeleine, ma mi mancavano le uova, ne avevo solo due, poi l'impasto della pizza mi mancava il lievito per la pizza. Quindi ora ho fatto il letto di là. Qua ho tolto via il copridivano perché li sto lavando e intanto ho tolto via anche le cose che devo stirare, tipo le lenzuola. Adesso faccio un salto, credo, al gigante per prendere queste cose che mi mancano e poi torno a casa. Lorenzo oggi esce alle 3 perché ha un'ora in più. E niente, adesso vado e ci vediamo dopo. Ciao! Eccomi qua, sono appena rientrata dal gigante, sono andata al gigante, ho preso poca roba, ma soprattutto sono andata per le uova e la mozzarella della pizza e il lievito perché devo fare l'impasto della pizza e poi le madeleine. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso una farina gigante 00 perché a casa ho questa che è compresa di lievito e io la uso per i dolci, che c'è già il lievito incorporato. Questa qua invece la uso per la besciamella, infarinare, quindi è semplice, del gigante, va bene comunque. Poi ho preso 2 litri di coca, e vabbè, non prevista, però a Lorenzo ogni tanto piace. I pomodorini, che li voglio fare stasera per Lorenzo e anche per me, questa volta ho preso dell'aia e le spinacine, quindi farò questi. Le metto in frigo, poi un parmigiano reggiano 24 mesi, questa forma qua, a me va bene questa forma qua, non di più. Le cipolle perché due ne ho buttate e quindi dovevo prenderle. Come vi dicevo, due confezioni di uova, queste sono quelle del gigante e mi trovo bene anche con queste. C'era l'offerta la mozzarella tecchinecchio e sono tre mozzarelle, sì. Tecchinecchio, ne ho prese queste qua. Poi la mozzarella per pizza, quella della Santa Lucia, questa, prendo sempre questa. Il deodorante perché l'ho finito e prendo questo sempre. Poi ho preso un peperone rosso, un peperone giallo, perché poi farò anche la torta salata. Due limoni biologici e questa volta, poi ho preso il lievito, questo qui, ho preso questa volta la confezione dove ce ne sono 6 perché l'altra busta ne contiene 3, quindi ho preso questa. Poi questa volta ho preso due guanti, allora uno è di Leda, ho fatto la prova dietro, spero che vadano, Extra Sensation, questo qui lo uso magari per i piatti, perché io non uso guanti e non va bene. Questi invece sono i guanti felpati in lattice del gigante e questi li userò per il bagno. Così ce li ho e ho preso anche questo, non l'avevo mai visto, ma era giù in basso, ovviamente giù in basso trovate non quelli di marca e che costano anche un po' meno. Questo qui è mitico, profumo di limone, liquido per i piatti ed è un bel quasi 2 litri. Questo qua. Basta, sì, non c'è più niente. Adesso sistemo la spesa, faccio l'impasto della pizza e via. Tanto sta andando una lavatrice, la sentite? Sono i copridivani che sto pulendo e lavando, sono quelli blu, uno è già ad asciugare fuori e adesso sto lavando l'altro, così magari stasera riesco a metterli. A dopo.